Sono incazzato! Ma sto godendo! Si è appena conclusa Cavese-Palermo, su un campo imbarazzante, reso così dalla pioggia, con il 4-3-3, che è quello che abbiamo sempre chiesto, e abbiamo iniziato bene. Ma adesso, prima di continuare, voglio ringraziarvi. Grazie per tutti i presenti in live sull'altra piattaforma dove sarò in live stasera per continuare la Weekend League. Eravamo più di 100, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo sofferto, smadonnato, tifato, urlato, gioito nel finale. Grazie, grazie di cuore, vi aspetto ovviamente per la prossima partita, sempre in live. Abbiamo cominciato bene la partita. Io sono incazzato per la prestazione in toto, in generale. Però parliamoci chiaramente, ok? Il Palermo non è stato costruito per vincere il campionato e su questo nessuno può dire il contrario. Però è il Palermo e noi da palermitani, da tifosi, ci aspettiamo tanto. La classifica palermio non è veritiera. Non lo è, per nulla. È una classifica bugiarda. Perché abbiamo sempre fatto bene con le grandi, tra virgolette, a parte le prime partite contro Avellino, eccetera. E poi abbiamo faticato molto con le piccole di questo campionato, perché è un campionato comunque molto difficile. Però da tifoso e da amante del calcio non posso che non incoraggiare questi ragazzi, non posso che essere contento alla fine. Perché nonostante esserci presentati con una coppia difensiva fuori forma, io voglio bene a tutti, ma sia Somma che Lancini non sono ancora pronte, si vede, cioè sono proprio indietro di condizione tantissimo. Ci manca ancora il Mici, bene Crivello anche se in fase offensiva poca roba purtroppo. Buon centrocampo, Gerro oggi ha dato tutto. Luperini purtroppo, io aspetto ancora l'esplosione definitiva di Luperini perché punto tanto su questo giocatore. Palazzi malino quando è entrato. Valente bene, molto bene Valente sull'esterno, super criticato da tutti. Luca ha sbagliato il rigore. Che bello esultare per un gol da 30 metri sotto al 7, un gol bestiale, e poi invece insultargli i parenti, le generazioni, augurargli la qualsiasi per un rigore sbagliato ad un ragazzo del 2000. Crescere, perché il calcio deve essere uno sfogo per noi che lo guardiamo. Vi serve a trovare spensieratezze, è ovvio, in una partita del genere ti aspettavi magari di vincere più tranquillamente, ma la Cavese ha messo in difficoltà tutte. Il Bari ci ha vinto al 90esimo, per dirvene una. Quindi perché se gli altri ci hanno vinto faticando noi non possiamo farlo? Non è perché ci chiamiamo Palermo e quindi abbiamo Sorrentino, Lafferty, vabbè, povero Giulio, Coronado, abbiamo avuto i giocatori forti, Dybala, Pastore, eccetera. Automaticamente quelli che abbiamo adesso devono essere dello stesso livello, perché siamo in Lega Pro, siamo in Serie C. Quindi incoraggiamoli sti ragazzi, hanno bisogno. Giocano senza pubblico, non è una scusante, perché tutti giocano senza pubblico in questo momento. Ma per chi conosce il calcio e sa di cosa sto parlando, nel calcio le motivazioni sono tutto. Nel calcio sono più importanti quasi le motivazioni che i piedi. Abbiamo sbagliato oggi una quantità di gol industriale, ma per dirvene una, Napoli-Spezia, col Napoli che ha perso in casa con lo Spezia dopo che aveva calciato non so quante volte in porta. Capita, nel calcio capita, in un campo del genere capita. Può capitare, però nel finale la goduria è arrivata, la gioia è arrivata, Rauti è riuscito a buttarla dentro. E sapete anche che di solito queste partite noi o le perdiamo o finiscono in parità. Oggi sono arrivati 3 punti, quindi dobbiamo essere soddisfatti, non soddisfatti della prestazione, ma soddisfatti del risultato. Stop. Il risultato ce lo siamo portati a casa. Adesso testa alla prossima, guardando tutti gli errori fatti quest'oggi. Perché il campo, i gol annullati, il rigore sbagliato non sono delle scusanti. Queste partite devi avere un approccio diverso, anche se secondo me alla fine buon primo tempo, male nel secondo, perché non riuscendo a buttare dentro la squadra secondo me si era un attimo demoralizzata invece di far partire la scintilla. Per fortuna poi Rauti di testa l'ha sbloccata e è andata bene così e sono contento. Io comunque ragazzi vi ringrazio per aver visto il video fin qui, spero l'abbiate visto, fatemelo sapere, commentate qui sotto, lasciate un commento, è gratis, ok? Iscrivetevi, attivate la campanellina, io vi aspetto sull'altra piattaforma dove sono in live tutte le sere. Vi abbraccio, sempre forza Palermo. Ragazzi,
Questo Palermo, prima di essere di Mirri, di Sagramula e di tutti quelli che odiate, è nostro. È nostro, è sempre stato nostro. Non è mai stato neanche di Zamparini, sti grancazzi. È nostro, difendiamolo. Solo noi possiamo difenderlo. E basta.